il responso elettorale. Ma io mi presterò oggi e domani a questo. Sindaco, la gente ti ha dato il mandato di governare fino al 2016, ritengo che tu debba amministrare fino al 2016. Chiariamo questo. Non vogliamo assolutamente sovvertire il dato elettorale, né ci interessa. E lo dico prima perché siamo convinti di questo, e le riunioni che abbiamo fatto prima di giungere a questo documento che vi sottoponiamo sono state, diciamo, numerose, ma analizzando i conti dall'alto, dal basso, dell'esperienza che io ho maturato e anche dal tecnicismo loro che hanno, noi riteniamo che questo comune non abbia nessuna possibilità di far fronte con le proprie risorse se non ricorrendo a un dato normativo che altri comuni, e quindi vi invito, se non l'avete fatto, anche quello che ha fatto il comune di Messina, non è che 30 anni fa, un paio d'anni fa, quello che ha fatto il comune di Caserta e quello che ha fatto il comune di Foggia nel 2010. Sono capoluoghi di provincia, se sono ricorsi a questo è perché volevano uscire da una situazione di ingessatura e di sottrazione di risorse, inutili spese, interessi e mancanza di servizi di qualità, con una strada che è quella che è previsto dagli articoli 244 e seguenti del testo unico degli enti locali. Chiarito questo, è chiarito che politicamente voi dovete amministrare fino al 2016, beh, noi riteniamo che sia giunto il momento e non mi voglio prendere nessuna soddisfazione, né ci prendo gusto, sono anni, caro Filippo, che ti dico sistematicamente in consiglio, passando come una Cassandra, no? Una sorta di iattura, e dico che un amministratore si vede non tanto dalla rappresentatività che ci deve essere, no? Negli enti sovraccomunali, ma un amministratore e un'amministrazione e una maggioranza si vede tangibile se riesce non solo ad erogare servizi, ma soprattutto se riesce a far fronte ai propri obblighi, perché non è che non far fronte ai propri obblighi, diciamo tanto i soldi sono del comune, non paga il comune, no? Far fronte ai propri obblighi significa ridistribuire un minimo di ricchezza ai fornitori, alle imprese, ai professionisti, e quindi si concorre ad essere una comunità e non a spartirsi i proventi e le uscite pubbliche, ma quantomeno a vivere in una maniera dignitosa. Oggi questo non accade, purtroppo, e vi posso garantire che ci sono fornitori, che ci sono imprese che in questo momento sono in ginocchio. Sapete perché? Molti hanno presentato fattura, hanno stato di avanzamento, sono andati alle banche, sono fatti scontare questo credito che avanzavano nei confronti dell'ente, e adesso la banca gli chiede di ritornare, e se non rientrano pagano interessi. E allora vedete che non c'è da parte mia, ma neanche da parte di Francesco, di Tommaso e di Filomena, nessuna volontà cinica, no? Di dire avete fallito. C'è la consapevolezza che da qualunque punto tu possa guardare le entrate e le uscite non ne uscirai mai fuori, perché ti ripeto, è come se quel dipendente che guadagna 2000 euro al mese deve far fronte a 20.000 euro al mese, no, non ce la farà mai, se non indebitandosi, se non pagando interessi, finché poi fallirà. E allora la legge ha previsto in ipotesi di specie, come nel nostro ente, una via di uscita, che è una via di uscita a caro prezzo, perché la legge lo dice, il dissesto chi lo paga, se non i cittadini, l'ente lo paga. L'ente come collettività, e il dissesto chi lo paga se non i fornitori, i creditori professionisti, che potrebbero accettare un piano di rientro certo più breve, tra il 40 e il 60%.
Sono stato, non lo dico con, diciamo, con acredine, molte volte irriso dalla vecchia maggioranza, e anche in parte anche da questa nuova maggioranza, quando dicevo di evitare le spese di TV, inutile, non so come fare, quando dicevo di fare una. Ma hai capito? C'è mancanza di liquidità, no? La mancanza di liquidità, sindaco, è un momento contingente, cioè può durare un mese, due mesi, sei mesi, ma se la mancanza di liquidità dura da oltre due anni, lì ci troviamo di fronte a un deficit e un gap strutturale dove non ne puoi uscire. E malgrado il revisore del conto conclude dicendo che secondo lui non ci sono i presupposti del dissesto, noi abbiamo chiesto questo, noi ho chiesto al revisore di certificare se c'è un dissesto, lui doveva esprimere un parere, e nell'esprimere un parere però ha dovuto ammettere, e la cosa non è che mi fa piacere, però da giustizia di quelle cose che andavo dicendo, ha dovuto, lo scrive in eletto, che il comune di Cagliari, pagina 7, terza riga, si trova in una situazione obiettiva di difficoltà finanziaria a far fronte regolarmente ai pagamenti degli impegni assunti. Significa che non riesce più a far fronte a nulla. E qual è il presupposto del 244 del testo 1 degli enti locali? Si ha dissesto quando non ci sono sentenze, opinionamenti esecutivi non pugnabili, no, quando ci sono nell'ente, che qua è la sottigliezza, e che non ce la dobbiamo chiarire questa sera, poi tanto finirà 8 a 4, non c'è problema, ma penso che questa questione ce la porteremo avanti per un po' di tempo, quando ci sono crediti certi, liquidi ed esigibili. I crediti certi, liquidi ed esigibili, c'è una varietà, può essere una fattura, una fornitura, il contratto di Enel, Telecom, Gas, le quotate, sono tutti crediti certi, liquidi ed esigibili perché sono intanto inoppugnabili e in ogni caso